Dopo tante settimane di chiusura a causa della zona rossa, anche ad Arezzo i parrucchieri sono tornati ad aprire i propri saloni e quindi una bella notizia soprattutto per noi donne. Ilaria, dove ti trovi? Maria Stella, buongiorno. Noi ci troviamo in un luogo, insomma, dove, come hai già anticipato tu, molte ragazze, molte donne soprattutto, hanno avuto nostalgia di trovarsi in un salone di parrucchieri. Con Daniele Nardi cerchiamo di capire qual è l'emozione di tornare oggi già per il secondo giorno, perché Daniele ci ha spiegato che era aperto già da ieri, nel primo giorno utile di riapertura in zona arancione. Ecco, cosa significa ritornare in attività con... Sì, ecco, questo tipico rumore del parrucchiere l'abbiamo portato nelle case dei nostri telespettatori, ma adesso lo sospendiamo per parlare un po' ecco, di questa riapertura, di cosa significa per un'attività sospendere nuovamente l'impresa. Allora, innanzitutto buongiorno, ben trovati. Un saluto a tutti. E niente, sospendere un mese vuol dire tanto, ma allora parliamoci chiaramente, non è un mese che fa andare chissà che cosa, che quale situazione succeda, è il sistema, è il modo, che è un po' tutto approssimativo e che penalizza, e a noi ci ha penalizzato tanto, perché ovviamente alcune categorie sono state penalizzate, altre no, e secondo noi ingiustamente, ma non così tanto per, proprio sono i numeri che lo dimostrano, perché noi siamo una categoria tra virgolette chiamata a rischio, quando in realtà lavoriamo, come puoi vedere, tranquillamente, in sicurezza, con poche persone per volta. Quindi il nostro è un lavoro dove si può venire tranquillamente, stare bene, rendersi più belle e con la massima sicurezza. Questo lo testimoniano anche i fatti, perché noi siamo stati chiusi un mese e in questo mese i contagi non sono né diminuiti né calati. Questo cosa vuol dire? Che non sono certo i parrucchieri che portano contagi. Purtroppo è un problema grosso, enorme, ma che non è qui il focolaio. Anzi, tutt'altro, possiamo dire che dal parrucchiere ci si viene per star bene, ci si viene per sentirsi più belle e ci si viene perché l'aspetto psicologico conta tanto, sia nell'uomo che nella donna, questo è fondamentale. Ecco Daniele, abbiamo raccolto in queste settimane le istanze, diciamo, di molte associazioni di categoria del settore benessere. Oggi però vogliamo parlare anche proprio, come dicevi tu, della sensazione positiva e in questo caso appunto lo usiamo in senso di star bene, proprio del venire qua a prendersi cura della propria persona. Ecco, parliamo di quello che può attendere anche i vostri clienti, quali sono le novità del momento. Ecco, torniamo a parlare. Allora, guarda, ti dico questo, che ogni volta che noi riniziamo, questa è la seconda volta che noi si riniziano, è come riaprire il negozio per la prima volta. Cioè, ti dico che ieri mattina quando abbiamo aperto, l'emozione era come se avessimo aperto un negozio per la prima volta, e quindi quella è l'emozione più bella, più importante. Poi dopo già un'ora o due che lavori era come se tu non avessi mai smesso in realtà, perché questo è il bello del nostro lavoro, è questo, che quando rinizi a lavorare ti rimmergi nel lavoro e quindi non pensa a quello che è stato. Questa è la cosa più bella di tutte. Poi per quanto riguarda il lavoro in sé per sé, noi non abbiamo mai smesso di pensare positivo, e non lo facciamo specialmente adesso, tant'è vero che ci sono delle grosse novità, come vedi ad esempio per quanto riguarda il nostro salone, la Francesca sta facendo un trattamento che è quasi un'esclusiva nostra, con ossigenoterapia, una coccola in più per i nostri clienti. Ecco, lo facciamo vedere con l'ausilio della telecamera, con il nostro Natale Tecci. Vai. Senti Daniele, questa è una coccola che noi facciamo da diversi mesi ormai, importante per i capelli, perché porta salute, porta beneficio e porta benessere. Daniele, quindi, ma senti, io però voglio sapere, ti riporto una domanda dallo studio. Quali sono le tendenze per questa primavera estate? Perché tu sicuramente ti sei tenuto aggiornato, non è che chiusura significa non aggiornarsi sulle tendenze. Sì, infatti, ecco Daniele, parlavamo proprio prima del collegamento in diretta delle tendenze di questa estate, sì. E ci raccontavi anche un aneddoto simpatico che è riferito anche al momento. Allora, la cosa clamorosa è che la cosa che va più quest'anno
sono le frange, vanno tanto questi bob lunghi con le frange. Il problema è che le frange con le mascherine un po' penalizzano, quindi non è facile fare frange con la mascherina, quindi bisogna adattare poi il taglio in base alla forma del viso, in base al tipo di capello, in base ai volumi che vogliamo dare, ma bisogna fare molta attenzione al discorso mascherina, perché diciamo che fino a settembre-ottobre sembrava quasi che la mascherina la lasciassimo, no? Quindi la gente aveva iniziato già più a vedersi col viso scoperto, poi un'altra volta la mascherina, adesso ancora di più, e quindi il discorso frange è vero che va tanto, ma bisogna saperlo adattare, questo sì. Ecco, io andrei da una tua cliente che gentilmente ci ha detto che... Nel frattempo proseguo, Perfetto, grazie Daniele. Ecco Stella, io andrei da una cliente, quindi Daniele, che ci ha concesso di parlare con noi, da Lucia, e proprio lei ha un bel taglio geometrico, e ecco Lucia, qual è l'emozione per te di tornare a prenderti cura dei tuoi capelli, della tua persona? Buongiorno a tutti, per me è importantissimo, non sono una bella donna, però sinceramente per dignità personale tenermi sempre in buon aspetto per me è molto importante, quindi per me stare un mese senza Daniele significa veramente tanto, anche perché purtroppo ci fanno talmente tanto terrorismo psicologico di dover stare rinchiusi in casa, quindi ti portano a stare in ciabatta, a stare in tuta, a stare struccata, a non tenerti più cura la propria persona, e questo è sbagliatissimo, specialmente penso anche per gli uomini, ma anche in particolar modo per le donne. E quindi a me sinceramente questo terrorismo non lo fanno, perché cerco tutti i giorni di tenermi comunque in buon aspetto, quindi per me non venire dal parrucchiere significa tanto, anche perché poi sono convinta che se tutti rispettano le regole, come tutti si dovrebbe fare, non ci sarebbe nemmeno bisogno delle zone rosse, arancioni, gialle, si potrebbe stare tutti aperti, lavorare tutti, rispettando le regole come fa specialmente Daniele. Ma Ilaria, allora, noi ringraziamo la signora Lucia, prego. Io Stella, ti vorrei chiedere se torni un attimo da Daniele per chiedergli velocemente qual è la procedura, certo, ad ogni cambio di cliente per disinfettare spazzole e quant'altro, anche le sedute, cioè come funziona? Sì. Certo, allora Daniele, abbiamo una domanda per te da studio mentre stai continuando la tua messa in piega. Ecco, Stella ci chiedeva quali sono le procedure di sanificazione anche che tu adotti quotidianamente, dunque per disinfettare il locale e anche gli strumenti del tuo lavoro tra un cliente e l'altro. Allora, praticamente quando un cliente entra, quando un cliente entra in salone viene ovviamente igienizzato le mani. Abbiamo anche il misuratore della temperatura, poi viene messo il kimono, così per diciamo isolare gli indumenti, poi la borsa della signora viene messa in una borsa di plastica e messa da una parte, e poi vengono igienizzate sempre le mensole, vengono igienizzati tutti gli strumenti di lavoro sempre. Noi non da ora, ma da sempre, igienizziamo tutto il kit delle spazzole, sono tutte imbustate, vedi? Ah, ecco, sono come tutte spazzole, ma questo non è interessante. Che cosa vuol dire? Non è che una volta usate si buttano via, no. Una volta usate vengono messe da una parte, poi pulite, lavate, igienizzate e rimbustate un'altra volta. Quindi a livello di igiene io penso che siamo a livelli veramente alti, e su questo ecco, rischi non ci sono. In importante. Più i lavaggi, se si può far vedere anche quello, potevamo lavorare una poltrona sì, una poltrona no. Qua infatti vedi, qui non si va, ad esempio, vai. Sui lavaggi ad esempio abbiamo messo dei divisori in vetro, questo qua ci serve proprio per evitare contatti assoluti tra le persone. Ilaria, noi dobbiamo chiudere perché siamo fuori tempo massimo. Di lavoro, se lavoriamo in questa postazione, sì, noi lavoriamo su questa. Lo vediamo, ecco, che Daniele, allora, ormai è veramente il nostro Daniele emozionato, cioè, di questa riapertura. Noi però dobbiamo chiudere. Da Cicerone per il suo salone è stato davvero bello, ecco, poter portare questo contributo, ecco, per far capire qual è anche l'emozione di una cosa che ci sembrava così banale tanti mesi fa.
Adesso per tutti abbiamo compreso il valore anche della cura della persona quotidiana. Grazie Ilaria. Noi, ecco, grazie mille. Vi salutiamo Stella e tutti i tuoi telespettatori e ci sentiamo per prossimi collegamenti. Ciao Ilaria. Saluto anche Daniele, saluto le clienti in salone, il tuo fantastico staff, grazie a Natale Teci e noi a questo punto ci salutiamo, Spunti e Spuntini torna domani, mercoledì sempre a partire dalle 10.30. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona giornata, ovviamente però restando su Teletruria.